le persone non vaccinate rischiano molto. Parola della immunologa Antonella Viola. Antonella Viola, immunologa. È bella, Antonella Viola, è bella, è una potentissima immunologa. È stata di nuovo intervistata nella trasmissione televisiva In Onda e l'ha detto chiaramente, le persone non vaccinate rischiano molto. Non l'ho mica detto io, Serafino Massoni, non l'ho mica detto io questo. Io sono Serafino Massoni, non sono un immunologo, io sono uno scrittore di libri, vedete? Io sono uno scrittore di libri, non sono un immunologo. E il fatto che c'è l'immunologa, Antonella Viola, bella, che ha proprio detto testuali parole, l'ha detto erga omnes, televisione, alla trasmissione in onda, le persone non vaccinate rischiano molto, tanto è vero che si sono fatti vaccinare pure Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Perché Matteo Salvini e Giorgia Meloni non vogliono rischiare molto? E infatti la bella immunologa Antonella Viola ha detto che le persone non vaccinate rischiano molto. Cioè, che cosa rischiano? Rischiano di finire in ospedale a farsi quella brutta cosa là. O rischiano di morire anzitempo all'orco, c'è scritto nell'Iliade, anzitempo all'orco generose travolse alme d'eroi relativamente all'ira di Achille. Parla mia diva del ferite Achille d'ira funesta, che infiniti lutti addusse agli Achei. E anzitempo all'orco molte travolse alme d'eroi, anzitempo rischio di morire. E Matteo Salvini e Giorgia Meloni non vogliono morire. Per questo Giorgia Meloni e Matteo Salvini si sono fatti vaccinare. Loro che sono i leader dei due più potenti partiti popolari, vicini al popolo sovrano, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, prima ancora che parlasse la bella Antonella Viola, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono sbrigati a farci vaccinare, perché loro non vogliono morire. E adesso Antonella Viola ha detto che coloro che non si vaccinano rischiano molto, rischiano la pelle. Per questo che Giorgia Meloni e Matteo Salvini non vogliono rischiare la pelle, perché la pelle ce n'è una sola, capito? Ve lo dice Serafino Massoni, che è uno dei più potenti opinionisti del web, e questa è l'ultima opera di Serafino Massoni, capito? Che troneggia nelle librerie. Andate subito in libreria, cari amici, prima fatevi vaccinare, poi andate in libreria e comprate una copia della Stirpe del Serpente. Dio quanto sei bella, Antonella Viola. Beh, sentite, io le parole di Antonella Viola e le metto come link nel riassunto di questo video, capito? Così voi le potete leggere nella loro interezza, perché io, Serafino Massoni, ipotesi, non fingo ipotesi, io sono questo qua. Per cui a tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni.